Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Deluxe per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, benvenuti nella terza tappa del torneo aprile 2019. Anche oggi correremo 8 corse e i punti che otterremo durante le varie gare si sommeranno a quelli che per il momento abbiamo già ottenuto nella prima e nella seconda tappa di questo mini mondiale. La classifica definitiva ve la pubblicherò online dopo il 30 di aprile. Considerate che dopo questo evento ci saranno ancora due tappe, martedì prossimo e il martedì dopo ancora, sempre dalle 21 alle 22 sarò online su questo titolo. Adesso ragazzi direi di iniziare subito, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi, ho optato per questo setup e come personaggio utilizzerò King Boo. Vediamo cosa riesco a combinare, sembra una bicicletta, più che una moto sembra una bicicletta. Gli altri là davanti stanno scappando tantissimo. Ah, ma adesso vengo a prendervi, Ho bloccato Luca. Mi prendo il doppio. C'è Raiden. Questo me lo metto dietro. No! Ho lanciato un altro guscio rosso a Luca. Scusami. Solo che così ti tengo dietro. I primi due sono velocissimi, I primi due sono velocissimi. Ah, ma adesso li andiamo a prendere. Allora, questo setup è molto maneggevole. No, il fulmine. Ci mancava solo il fulmine. Passi pure Pallottolo Bill. Sta arrivando una stellina e sono sicuro che chi la utilizza... Ok, no, non mi ha toccato. Una mucca. No, ho rallentato tantissimo. Raiden purtroppo ha una tartaruga rossa. Vediamo se riesco ad arrivare secondo. Mamma mia. Mamma mia, sapevo che me l'avrebbe lanciata addosso. Primo Lorenzo, secondo io, poi Raiden e Luca. Sapevo che me l'avrebbe lanciata addosso. Va bene ragazzi, seconda corsa di oggi. Allora, siamo nel boscodromo. Prima non mi sono comportato male. Poi là, che partenza. Ok, mi avete lasciato almeno un power up. Scusa Luca. Effettivamente ti ho già preso un po' di volte con i gusci. C'è Lorenzo che è velocissimo, No, dai, non ci credo per un pelo. Bisogna ricordarsi che lui è in testa al campionato. Vabbè, tanto sono andate sprecate quelle banane. Mamma mia. Una miniera d'oro. Power up mio. Io di solito passo sempre di qua. Mi sono toccato con qualcuno. Chi è che c'è in... Ah, c'è in testa Luca. Allora, atterriamo prima di Raiden che... Questa volta mi prenderà. Questa volta mi prenderà. No! Non mi ha preso, per fortuna. Io ho ripreso il doppio. Ah, mi sono toccato. Mi sono piantato ragazzi, mi sono piantato. Niente, vabbè. Qualcuno mi ha toccato. Siamo tutti vicinissimi.
Addirittura c'è anche l'IA che prova a darci fastidio. No, l'ho lanciato indietro. Pensavo fossi un po' più staccato, Lores, devo essere sincero. Sto cercando di sfruttare i funghetti che hai. Taglia? No, è volato giù. È volato giù, attenzione. Abbiamo lottato fino all'ultimo per l'ultima posizione sul podio. Io poi l'ho stretto un pochettino, probabilmente anche per evitare i gusci. È finito fuori. Questa è la classifica finale. Va bene ragazzi, terra del formaggio, terza corsa di oggi. Classifica molto molto stretta per il momento, eh. Io involontariamente sono riuscito a recuperare un setup pazzesco. Lore, ti ho preso di nuovo, scusami. Che poi ti ho preso anche a caso. Ti ho preso veramente anche a caso. Lancialo quel guscio, bravo. C'è Raiden in testa. Per il momento lui ha i miei stessi punti. No, ma eri in mezzo, volevo prendere Raiden. Volevo prendere Raiden. Attenzione che c'è anche Dill che si rifà sotto. No, stavolta pensavo volessi colpirmi con un guscio rosso. Ok, bloccato. Però attenzione che Luca scappa via, eh. Luca sta scappando via. No, ha preso lui il doppio. Chissà cosa ha beccato. No, mi hai portato via il funghetto. Oh, non riesco a prendere quei pilastri. Dai che ho beccato il power up proprio un attimo prima che partisse il fulmine, però non mi ha dato niente di bello. Non mi ha dato veramente niente di bello. Ragazzi, sto facendo una fatica su sto tracciato. Aia. Grazie. Allora. Niente, sta cosa qua non riesco mai a percorrerla bene. Comunque vedo che siamo un po' tutti in difficoltà, a parte Luca che probabilmente conosce a menadito questo tracciato. Vabbè, funghetti andati. Vai con la stellina. Faccio che sfruttarla e arrivo quarto. Ok, meglio di così non potevo fare. Quarta posizione, vince Luca, Raiden, Lorenzo, io e Anonimo. Ok ragazzi, muraglia del drago. Ci trasferiamo in Cina. E via. Dai che ci sto facendo il callo con questo setup. Ci sto facendo il callo. Tutto vostro. No, 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 no. Ok, è andato distrutto quel guscio. Datemi il doppio, grazie. Aia. M'hanno pigliato. E prendo il doppio. No, due gusci verdi no però. Vabbè, lanciamolo indietro. Ma non ci credo, dai, ma come caspita rimbalzano sti gusci verdi? Guscio blu. Adesso mi tocca recuperare. Todd, levati.
Eccolo lì. Anche lì ha deve rompermi le scatole. Ok, vai. Vai. Ok, sono diventato invisibile. Adesso devo recuperare lo svantaggio perché sono staccatissimo rispetto ai primi. È solo che ho il quinto e il sesto che mi stanno facendo perdere un sacco di tempo. Ma in realtà volevo prendere il doppio, ma va bene così. Si è fermato qualcuno là davanti. Io ho evitato un'incredibile banana. Perché a me i pallottoli Bill non arrivano mai? Dai che arrivo quarto, dai che arrivo quarto. Mamma mia. Quarta posizione, ero inseguito da Dil che aveva una stellina. I primi erano veramente imprendibili. Va bene ragazzi, quinta corsa di oggi, Dolce Dolce Canyon. Finalmente torniamo su una pista, diciamo, tradizionale. Avete un'accelerazione pazzesca. Perché la mia bicicletta è molto maneggevole, eh. Mamma mia, sono passato in mezzo a una banana. Per fortuna la mia moto è alta, perché sennò quella banana lì mi avrebbe toccato. Devo aver distrutto qualcuno o qualcosa, perché ho sentito che ho toccato qualcuno. No, piantina. Passato molto molto stretto qua. E sono terzo, infatti. No. Devo recuperare monete, devo recuperare monete. I primi due... Aia, ma come ha fatto a prendermi? Ma non ha se... Ah, o l'hanno sparata da davanti. Quella tartaruga. Avevo la protezione. Ah, aspettate. Ok, non ho visto passare il terzo, quindi per forza avrà utilizzato un fantasma o qualcosa del genere. Attenzione allo Yoshi giallo. Ottava posizione. Ho evitato di nuovo degli incredibili gusci. Proviamo a scappar via. Mi recupero almeno la quarta posizione. La terza posizione. No, scusate, la quarta. Ho attivato la stellina appena in tempo. Anche perché mi stanno inseguendo con la stellina. Dai, 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 dai. Niente, arrivo quinto, mi hanno fatto perdere tempo. Quelli dietro mi hanno fatto perdere un sacco di tempo. Classifica finale, addirittura Todd si è inserito in quarta posizione. Ok ragazzi, nella lobby si sono aggiunti due americani che stanno giocando dalla stessa console. Non male, così almeno siamo in 6 o 7. Autostrada di Todd, vado subito. No! No, Lorenzo ha avuto la mia stessa idea. Vado subito a raccogliere aria, praticamente. Ok, un power up l'ho preso. Vediamo come si comporteranno questi americani. Io adesso per il momento mi tengo ancora due banane qua. E poi mi vado a prendere almeno due power up. Dov'è il primo? Ah, è là. C'è Luca davanti a tutti.
Non so come fa a essere così veloce. Il setup sicuramente ce l'ha molto buono. Bisognerebbe colpirlo un po' per rallentarlo, eh. Magari sapete cosa fa? Aia. Recupera anche parecchie monetine. Grazie. Recupera anche parecchie monetine. In questo modo ha sempre la velocità massima. È esplosa una bomba. Ok, passiamo molto nello stretto. Perfetto. Volevo tornare sul podio, se riesco. Bravi. L'uscio blu. C'è un fantasma qua. Infatti c'era Raiden, mamma mia. No! Lorenzo mi ha spinto contro un taxi. No, siamo nell'ultimo giro. Io sono quarto, grazie. Ci si sono messi pure gli americani a farmi perdere tempo. Ancora qualcosa. È successo di tutto, veramente di tutto. Gara così così. Forse la peggiore di oggi. È un pallottolo Bill proprio alla fine che non mi serve praticamente quasi a niente. Ho recuperato due posizioni però, attenzione. No, alla fine mi è servito. Ho recuperato due posizioni. Vediamo la classifica finale. Se ce la mostrano. Eccola qua. Ok ragazzi, settima corsa di oggi. Torniamo nella pista del formaggio. Nella terra del formaggio, anzi. Mamma mia, siamo finiti molto larghi alla prima curva. Eccola. Vabbè, almeno avevo il funghettino. Dai, 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 dai. Ho un po' di gusci verdi a protezione. Me li tengo qua. Bella, bella, bella. Li ho lanciati indietro. Tanto ho pescato questo. Largo. Ho preso qualcuno. No, ho finito. Luca qui ha rallentato apposta. Lo so che è rallentato apposta. Ho lanciato un po' di fiammelle. Attenzione al pallottolo Bill. Oh, ho pescato. Vabbè. Bello. Però non l'ho... No, ho sfruttato malissimo l'otto. Ho veramente sfruttato malissimo l'otto. E non capisco come ha fatto esplodere quella bomba. Beh, che forse l'ho tenuta... L'ho tenuta io. Un po' troppo. Vabbè. Tutte le volte però che devo usare qualcosa di bello. Gara brutta, brutta, brutta. Deve capitarmi un... Un pallottolo Bill per recuperare. Questo va bene. Faccio che fare il giro largo, perché tanto sennò mi perdo contro il palo. Ah, anche la stellina, ottimo. Dai, mi sto rifacendo sotto. Mi sto veramente rifacendo sotto. Bello. Terminare senza i power up è proprio una manna dal cielo. Beh, che tanto glieli hanno bruciati. Tanto glieli hanno bruciati. Almeno quinto, ma va, neanche questa soddisfazione. Sì, sono arrivato quinto. Sono arrivato quinto davanti a Roy. Anche se in realtà non ho tagliato il traguardo davanti a Roy. Va bene ragazzi, ultima corsa. Pianura Ciambella.
2, 1 e via. Ultima corsa di oggi. Purtroppo non ho fatto tanti punti. Vabbè, purtroppo è andata così. Mi piacerebbe vincere almeno questa gara. Lì davanti hanno tutti le banane. Mi conviene aspettare un attimo, perché tanto lanciare un guscio rosso sarebbe quasi inutile. Seconda posizione. Fulmine solito. Capita un po' troppo spesso questo fulmine. Cioè, sta cosa non mi piace tanto, perché viene fuori un po' troppo spesso. Non capisco come mai. Grazie. No, potevo tagliare. Potevo tagliare. Piantina. Vai, 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 recuperiamo. Eccolo. Ho lanciato un guscio rosso indietro perché mi stanno bombardando, non riesco a stare con i primi due. Dai, ancora qualcosa? Nah, peccato. Sono venuti fuori tre fulmini, comunque. Ridi, ridi, scherza, scherza, sono venuti fuori tre fulmini. Va bene, arrivo terzo con i primi due staccatissimi. Purtroppo non sono riuscito a stargli dietro. Ok ragazzi, ho completato il numero di corso gare previste. Andiamo a vedere la classifica aggiornata dopo questa terza tappa. Vediamo chi è ancora al comando e se ci sono stati, diciamo, dei movimenti, dei cambi in classifica. Va bene ragazzi, questa è la classifica dopo tre giornate, con Lorenzo sempre in testa con 303 punti, seguito da Raiden 277. Io sono terzo con 239 punti, Balzo di Luca che raggiunge la quarta piazza con 170, quinto Jeff con 157, sesto Dilanonimo con 130, settima Steffi 19 con 108 punti, Babauzzo ottavo con 68. Poi c'è un piccolo gruppo racchiuso in 4 punti con Ale 2298 in nona posizione con 36 punti, Carlo Domi decimo con 34 e Pipic undicesimo con 32, dodicesimo Puki l'americano con 24 punti, poi abbiamo in fondo alla classifica Demanu 47 con 15 punti e Mom 14esimo con 7 punti. Ragazzi, vi ricordo che mancano ancora 2 giornate alla fine di questo torneo. Una manche si svolgerà il 23 di aprile, mentre l'altra il 30. E dopo il 30 di aprile scopriremo la classifica finale di questo torneo. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Mario Kart 8 Deluxe. Alla prossima ragazzi!